Ciao a tutti ragazzi, in questo episodio raccoglieremo i numeri dei capipalestra di Yoto. Ok, partiamo dal primo che si troverà qua al centro commerciale di Azzurropoli. Andiamo. Ok, eccoci qua. Saliamo le scale. Se non mi ricordo male dovrebbe essere o al secondo piano oppure al terzo piano. Ok, qua non c'è, dovrebbe essere allora terzo piano. Infatti eccolo qua che discute con Nina. Ah ok, di suo padre. Dicono se è Koga oppure... vabbè, suo padre è il migliore. Ovviamente lui, noi diciamo il tuo Valerio. Se no il numero non ce lo darà mai. Ah, e si potrà trovare di lunedì. Tutta la giornata, mi pare. Raffaello invece si potrà trovare qui, nell'entrata sud del Bosco Smeraldo. Per andarci dovete andare di giovedì, tutto il giorno, anche qua. Entriamo nel bosco e dovrebbe essere subito alla nostra sinistra. Sì, eccolo qua, infatti. Allora, numero. Grazie. Ed eccoci qua a Fiordoropoli. Qui al quinto piano dovremmo trovare Chiara di sabato, da mezzogiorno fino alle 4 di pomeriggio. Allora, saliamo. Ok, sala tranquilla e anche di distributori si troverà nella parte sinistra e infatti eccola là, da sola. Diciamole di sì e ci scambierà il numero come al solito. Angelo si potrà trovare nel sentiero Din Don che precede la torre di latta, anche se qua si chiama torre campana. Sì, scusatemi perché faccio confusione coi nomi. Comunque sia, sentiero Din Don, ecco Angelo, e lo possiamo trovare di martedì tutto il giorno. E siamo a metà. Furio non sarà mai presente per darvi il numero di persona e per avere il suo numero dovrete rivolgervi a sua moglie che sta fuori la palestra. Per Jasmine dovete andare dall'una alle 2 qui. Si troverà intenta a mangiare e dovremo chiederle il numero. Rispondiamo di sì e ce lo darà. Ok, eccoci al settimo. È Alfredo, che possiamo trovare dalle 6 alle 10 di mattina qui, tutte le mattine. Ok, allora ti diamo il numero e anche lui ci dà il suo. Perfetto. E adesso manca solo l'ultima. Sandra potrà trovarsi anch'essa dalle 6 alle 10 di mattina nella Tana del Drago, ma prima dovrete fare uno scontro in doppio. Lei e Lance contro noi e il rivale. Bene, con questo siamo giunti alla fine dei capipalestra di Yoto. Nella prossima parte faremo i capipalestra di Kanto. Nel frattempo spero di esservi stato utile e noi ci vediamo alla prossima parte.